Innanzitutto, quando si parla di futuro di lavoro, credo che sia legittimo che i lavoratori abbiano un'attenzione perché si sta parlando del sostegno futuro per le proprie famiglie. Poi i lavoratori, come io credo sia opportuno, è bene che discutano, che facciano proposte. È uscita una proposta da parte di un lavoratore che peraltro è stata condivisa da gran parte dei lavoratori e da quasi tutte le sigle, ma in fondo penso anche da tutte le sigle sindacali, perché comunque richiama all'impegno che il governo si era preso a marzo del 2010. Credo che oggi affineremo le parti di quel documento e lo consegneremo come risposta a quanto ci è stato proposto dal governo. È ovvio che il documento andava un attimino analizzato insieme come organizzazioni sindacali, con i confederali e l'RSU. L'abbiamo voluto costruire qui in assemblea. Non è che le cose mi piacciono quando vengono avanti con delle forzature. Comunque credo che poi alla fine abbiamo trovato una condivisione, abbiamo almeno io messo i punti che mi stavano a cuore, che sono dei punti fermi che erano nell'accordo sindacale firmato nel 2010. È una posizione importante da parte dei lavoratori perché ribadiscono, anche perché era già stato detto, che non precludono all'ingresso di un privato purché ci sia un controllo pubblico. Non è possibile accettare un diktat. La Eaton ha rappresentato per questo territorio uno schiaffo alla politica, ai lavoratori, al sindacato. Ha deciso di chiudere e lasciare in mezzo alla strada 300 lavoratori. Penso che questa condizione non possa essere consentita al governo italiano. Il governo italiano deve trovare una soluzione condivisa col territorio, condivisa con i lavoratori, di accompagnamento a un sostegno e un futuro di lavoro e non certo di riduzione del personale o di perdere i posti di lavoro.